L'altra notte ho scritto una storia per Roberto, un infermiere che me l'aveva chiesta. Poi insieme abbiamo pensato che poteva essere una storia per tutti. E allora ho coinvolto anche Cesare, questa volta l'ho coinvolto io, ed eccoci qua. Questa storia si chiama Immagino. Dietro ai vetri della finestra, immagino che stai andando a lavorare. Io allora la apro e ti butto dei respiri puliti e dei battiti in più. A me oggi non servono e puoi usarli tu. Immagino anche che oggi vai a salvare vite, ad aggiustarle, a guarirle, tutte, e soprattutto quelle che sono state colpite. Allora, dalla finestra ti lancio pure un sorriso. Può servirti, anche se ultimamente ammetto è un po' sgualcito. Immagino poi che sei felice di andare a lavorare, perché quella è la tua vita, il tuo pane. Allora, io ti guardo camminare da questa finestra, da dove posso solo aspettare, scrivere e raccontare. Ti butto giù però un bacio, incelofanato, disinfettato. Scade oggi, non so come, ma va consumato. E immagino poi che corri veloce tutto il giorno per aiutare tutti poi. Ultimamente non mangi, non dormi e a volte non sogni. Allora sai cosa faccio? Dalla finestra ti mando il sapore del mio caffè. Oggi lo bevo e penso a te. Poi ci metto dentro anche un cucchiaino di un sogno, che quello non fa mai male, e quella foto bella di noi al mare. E poi ci metto dentro pure il tuo piatto preferito, che io non so qual è. Ma non importa, oggi puoi sceglierlo te. E se nel fondo della tazzina del mio caffè troverò come ogni mattina un disegno, beh, io ti manderò anche quello. E poi farò quello che ho fatto ieri. Prenderò un pezzettino di te e ti porterò con me. Ti porterò in questo giorno strano, dove siamo ancora tutti troppo lontano. Ti porterò dove io non ho il coraggio di andare, dove io non so osare, perché io tutto posso immaginare, ma non il tuo coraggio, e so che quel coraggio lì è capace di sanare, di alleviare, di accompagnare, di sostenere, di far respirare. E siccome io non lo so neanche immaginare, allora oggi mi sento in diritto di prendere un pezzettino e di potertelo rubare. Te però, per favore, prendi quello che ti serve per lottare. Metti tutto nella tua armatura e se hai bisogno di qualcosa, di una parola nuova, non esitare, guarda in alto, io sarò là, là, ad aspettare e credimi, credimi, se ti dico che non sarò la sola. Perché in questi giorni alle finestre ho visto tante, ma tante, tante persone, non solo, cantare, cucinare, fare l'amore, scrivere, disegnare, giocare, litigare, cucinare di nuovo, impastare, ma soprattutto aspettare, sperare, sognare e pregare una preghiera tutta loro. E tutti, tutti li ho visti lottare in silenzio, lottare per tutto il mondo. E sì, anche per te. Buona giornata.